un'educazione di qualità. E il nostro compito nella scuola è quello, in continuazione, di opporci. L'ha detto la ministra Carrozza, che dobbiamo imparare di essere disobbedienti. L'ha detto lei, e noi vogliamo per primi cominciare di nuovo. Ormai siamo stufi di aver pazienza, dobbiamo cominciare a insegnare la disobbedienza. Il problema è noto a chiunque sia o esodato o al limite del pensionamento, i cosiddetti quota 96. Ci hanno bloccato esattamente sull'ultimo anno. Non possiamo andare in pensione. Alcuni di noi andranno con 42 anni e 5 mesi se maschi fra 2 anni, o le donne già quest'anno con 41 anni e 5 mesi. Ci hanno rubato 2 anni di vita. 2 anni di vita, la nostra età, noi vorremmo impiegarli per altre cose, per altre lotte, perché bene o male noi siamo più fortunati degli esodati. Loro sono senza lavoro e senza stipendio. Noi almeno lo stipendio lo abbiamo, ma chi non lotta per i propri diritti non può lottare per i diritti degli altri. Non ne possiamo più. Le pensioni non le vogliamo più, vogliamo soltanto la schiavitù. Così pensiamo di essere ben accolti dalle signorie loro. E questo è un vecchio slogan che i precari hanno fatto per anni e che noi stesso stiamo recuperando. Però la cosa che mi preme augurare a questo movimento è che si tratti dell'inizio di una forma di lotta complessiva di molti segmenti del popolo italiano, perché la legge Fornero venga affossata. I danni che combina dal punto di vista economico, il senso di austerità e di impoverimento generale, è inaccettabile. Siamo qui al Ministero perché la ministra Carrozza, dal suo insediamento, ha sempre dichiarato di essere dalla nostra parte, che vuole sanare questa ingiustizia, ma ad oggi di fatti concreti non ne abbiamo visto. Quindi adesso vogliamo chiedere che subito, visto che si sta discutendo della legge di stabilità, che venga inserita la soluzione della vicenda dei quota 96.